Prima giornata del legno, prima festa del legno, bellissima, stupefacente. La gente che è entrata è stata contenta, anche perché non si va a vedere solo una cosa che dura 10 minuti, ma girarla tutta come minimo è un percorso quasi di 6.000 metri di plateatico. È una cerniera molto importante perché qui non è solo la festa del legno, è la festa della riva con l'università, con l'aggregazione, con San Patrignano, con alcune aziende sul territorio, ma soprattutto avevamo il gota del segmento della moda, della cucina, del design, e quindi è bellissimo, insomma. Ecco. La frase di Paul Klee, che cito sempre, che dice: l'arte non rende il visibile ma vi suggella gli occhi sull'invisibile. E trovo che è straordinario, d'altronde questa emozione che noi riceviamo non la riceviamo tutti, perché io mi sono emozionato quando ho visto l'albero Kauri così com'era e direi che mi bastava quello, non avrei voluto vedere più nient'altro. E quindi c'è una dimensione etica nell'agire di questi signori, come si è visto anche oggi nell'idea di fare questa giornata che in qualche modo è un'occasione per presentare il proprio saper fare, quindi la propria arte, ma al tempo stesso per dare la possibilità alla gente di capire qual è in fondo la molla che muove, la passione che li muove. La poesia del legno è banalmente il fatto che è un materiale sempre vivo e quindi si trasforma esso stesso. Io lo disegno in una maniera, ma lui in realtà poi mi restituisce una vita diversa. Da lui capisco, per esempio facendo un tavolo, anche piallandolo, anche trattandolo, però poi alla fine lui mi apre un difetto, si stacca, si apre, fa una crepa, addirittura suona, cioè dice delle cose. E allora mi dà anche l'ispirazione per poi dire: forse ha ragione lui, cerchiamo di trattarlo bene, cioè assecondiamo questo fatto che lui è vivo, no? Lavoro con Riva da 12 anni. Sono qua oggi a questa iniziativa, la Festa del Legno, perché Maurizio ha chiesto che io dicessi qualcosa sulla partecipazione dei giovani, eccetera, oggi come oggi. E oggi io trovo ci sono tante persone che non sono così giovani, perché credo che come spirito stiamo tutti cercando di capire che direzione andare. Per cui le domande anche erano dei partecipanti, erano come si può andare a sfondare, come si può anche introdursi, come si può creare e cominciare a produrre. Per cui le risposte erano molto interessanti. Ci sono proprio delle generazioni che sono tagliate fuori proprio per colpa della crisi. Secondo voi come deve reagire il design, l'architettura in questo momento difficile? La risposta che un giovane designer può dare a questo momento è di aumentare la qualità del proprio output. È una maniera un po' evoluzionista, brutale, probabilmente ingiusta, estremamente sintetica, però alle mutate condizioni del mercato, il mercato vede troppi designer, troppe poche aziende in grado di investire o che vogliono, non sta a me a giudicare, quindi sono mutate le condizioni. L'unico modo per farcela è fare quello che veniva fatto prima meglio. E questo mettere in collegamento una determinata modalità di aver sviluppato il sistema produttivo del nostro paese e la capacità di continuare a stare sul mercato e nella cultura così contemporanea è una sintesi non facile e qui in qualche modo è visibilmente rappresentata. A me ha colpito moltissimo questa iniziativa di Maurizio Riva perché visitare questo suo laboratorio, il laboratorio museo, e vedere tutto che è stato documentato, conservato, quello che è l'opera dell'uomo. Io ho sempre immaginato che l'uomo arrivato su questa terra abbia, come dire, lavorato, costruito, molte volte se ne sono perse le tracce. Qui è stata conservata questa magia dell'uomo, dell'opera dell'uomo. Io credo che questa sia la forza di questo signore, la forza di questi signori, visto che sono due fratelli e visto che è una grandissima impresa a livello mondiale. Io credo che questo è un capolavoro da conservare come si conserva una cosa preziosa. Io mi auguro solo che la gente se ne renda conto e apprezzi e ammiri
questa gente, per cui dobbiamo dire grazie, io li ringrazio molto per quello che sono riusciti a fare, tutti i giorni, tutti i giorni. In questo ambiente a me è venuto in mente di colpo appunto questa cosa dell'uomo meravigliosa, ma anche questa carenza dell'uomo terribile, nella quale sì, c'è molto ingegno, molta intelligenza, molta capacità, però ogni tanto si dimentica il cuore. Io credo che se si dimentica il cuore, si dimentica qualcosa che è pericolosissimo dimenticare. Grazie.